Arte da scoprire. Il Vittoriale. La cittadella di D'Annunzio. Questa rustica villa immersa nel verde, ricca di simboli e di richiami all'antico, divenne dal 1921 la cittadella monumentale di Gabriele D'Annunzio. Compostezza ed ecletismo, classicismo ed estrosità ci accompagnano e ci sorprendono nella scoperta del Vittoriale. Un anfiteatro greco affacciato sulle dolci acque del Garda, dove ancora oggi si svolgono prestigiose stagioni teatrali. Giardini e limonaie, spazi intimi e sontuosi si aprono davanti a noi. Ma il più suggestivo e innovativo allestimento del Vittoriale è la nave Puglia, un'autentica nave della Regia Marina, qui incastonata nel cuore di un giardino terrazzato. Al culmine dell'altura che sovrasta il Vittoriale sorge il mausoleo, luogo dove D'Annunzio desiderava essere sepolto e dal quale si apre una vista sul lago che non conosce confini. Scendendo all'interno di notte, l'emozionante atmosfera della cripta rende palpabile la sensazione dell'eroico patriottismo di D'Annunzio e dei suoi compagni. Ovunque c'è il ricordo della vicenda bellica di Gabriele D'Annunzio, dall'aereo della traversata su Vienna alla ricchezza di medaglie e riconoscimenti nel Museo della Guerra. Ma è addentrandoci all'interno della Prioria che ci si immerge nel pieno dell'atmosfera d'annunziana, densa di ricordi, di testimonianze, di passioni, di sentimenti eroici, di un gusto corposo e raffinato nel contempo. Dai libri d'arte della Sala del Mappamondo, ai marmi e alle dorature nella Sala della Leda, che viene illuminata indirettamente dalla veranda dell'Apollino, tutto ci parla dell'appassionata vita e della particolare sensibilità di Gabriele D'Annunzio. La fuga delle colonne nella Sala della Musica, coi suoi tendaggi di seta nera, impreziosita da motivi di belve dorate, e la Sala del Lebbroso, densa di simboli e motti, sono alcune tra le emozioni più intime suscitate dal Vittoriale. La sala da pranzo, chiamata Kelly, per la grande tartaruga che troneggia sulla tavola, prende luce da grandi vetrate policrome con disegni geometrici e il rosso delle pareti che irradia tutta la stanza si riflette sulla particolarissima argenteria. Si giunge infine all'officina, lo studio dell'artista, alla quale si accede chinando il capo e lo sguardo si perde in mille oggetti e dettagli. Il Vittoriale, un gioiello vibrante di vita, ha ancora molto da raccontare, soprattutto se ci si trova di notte in un boschetto, con un trono in pietra circondato da sedili e da colonne. Ci sembrerà di assistere ad una delle riunioni del poeta coi fedeli fiumani.